saluto a tutti gli amici di androidworld.it. Siamo tornati allo stand Sony per fare anche una rapidissima prova di Sony Xperia E3, ovvero il fascia medio-bassa di casa Sony, il nuovo fascia medio-bassa di casa Sony. Schermo 4 pollici e mezzo, risoluzione 850x480 pixel, è uno schermo IPS, lo si vede, è un bello schermo, non sarà ovviamente lo schermo di uno Z3 Compact, ma più o meno la bontà è comunque notevole. Fotocamera 5 megapixel con riconoscimento della scena automatica, quindi il Superior Plus che abbiamo imparato a conoscere di Sony, LED flash, registra video a 1080p, abbiamo poi audio stereo frontale, lo vediamo, eccolo qua, abbiamo ovviamente fotocamera frontale e altri sensori, 137,1, 64,9, 8,5 mm di spessore. Il design richiama in modo molto forte quello di Z3 Compact, non c'è lo stesso effetto semi-trasparente dei bordi, ne abbiamo uno invece opaco che somiglia più a quello di Z3. Batteria 2330 mAh non removibile, processore Snapdragon quad core da 1.2 GHz e Sony si vanta degli angoli, diciamo così, elastici, ovvero sono quelli resistenti. Sono in materiale leggermente diverso dal resto della scocca, non si nota moltissimo, ma potranno sicuramente salvaguardare il vostro E3 da eventuali cadute accidentali. La versione Android, andiamo a vedere, ve lo diciamo subito, comunque è KitKat 442, ecco qua, smartphone abbastanza interessante, speriamo di vederlo presto anche in Italia. Sicuramente il suo punto forte sarà un prezzo molto accessibile e il fatto di avere un grado di resistenza superiore alla concorrenza. Per questa anteprima è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti e Nicola Ligas.